deve tornare. E senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguirei fino in capo al mondo, all'ultimo secondo. Sulle vie del Magliocco, terza edizione, una romantica passeggiata di macchine d'epoca organizzata dall'associazione culturale Historic Club di Castrovillari. Siamo onorati di ospitare tutta questa gente a Castrovillari, questi appassionati e tutta questa gente che comunque ci segue da diversi anni ad ogni manifestazione. Ormai l'Historic Club sono diversi anni che su Castrovillari organizza queste manifestazioni, con tema principale e centrale quello delle auto d'epoca, però soprattutto valorizzando il nostro territorio e portando più gente possibile a Castrovillari. Ogni anno la manifestazione avvicina curiosi, appassionati, cultori del mondo dei motori. Venire qui viene con piacere per le persone innanzitutto, perché sono più importanti delle auto, e poi mettiamo le auto che sono altrettanto importanti. E in ultimo, ma non da meno, il Magliocco, che è un gran vino. Io l'ho bevuto e vi posso assicurare che è un vino che Castrovillari può andare veramente fiero. Presidente, nella nostra zona ricca di bellezze paesaggistiche, una manifestazione di questo tipo quanto può aggiungere alla gara stessa? Ma questa manifestazione è senz'altro molto importante, perché vedo che ci sono partecipanti non solo di Castrovillari, quindi vengono dai paesi, ma anche dalla Basilicata, da Policoro sono venute diverse, da Matera abbiamo alcuni equipaggi che sono facenti parte del nostro club, che sono venuti da Matera. Quindi è comunque un'occasione per conoscere e scoprire il territorio, è sicuramente molto importante. La manifestazione sposa l'idea dell'importanza del sodalizio tra valorizzazione e conoscenza del territorio, crede nell'importanza della diffusione della cultura anche attraverso il culto delle auto d'epoca, vive l'associazionismo come un momento di confronto e di crescita. Diciamo che oggi il percorso è una semplice passeggiata fra le strade cittadine di Castrovillari, ripasseremo per il centro del comune di Frascineto, quindi sarà molto agevole la passeggiata di oggi. Per il resto saranno presenti diversi marchi, da Ferrari, Porsche, Maserati, ci sono macchine dal 1930 fino agli anni 2000, ovviamente per le auto più recenti l'iscrizione e la partecipazione era riservata solo ad auto di particolare interesse storico. Questo è una Porsche 356 del 63, l'ultima serie di questo modello. Freni a disco, perché l'ultima serie c'è freni a disco, questa è importata dalla California, quindi in versione America con alcuni particolari diversi da quelle europee. È stata chiaramente poi riaggiornata per poter circolare, per esempio i lampeggiatori sono gialli, mentre invece in versione originale sarebbero stati bianchi a quei tempi. Questo assemblaggio da parte vostra, vino e motori, come è nata l'idea? Beh, sono degli elementi che al mondo d'oggi diciamo che portano successo alle manifestazioni, quindi cerchiamo di non far mancare questi elementi, portando ovviamente belle donne, belle presenze femminili, ma anche maschili, perché belle auto d'epoca, e poi il Magliocco, che oggi sarà diciamo il vino principe della giornata di oggi. Senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguirei fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te.